Irrompe a C'è posta per te Luciana Littizzetto, che blocca subito la padrona di casa dicendole: stasera tu placati che conduco io. E così inizia l'esilarante intrattenimento della comica, tra l'altro molto amica di Maria De Filippi. Si rivolge ovviamente subito al pubblico, lo saluta e incomincia le sue battute. Dice: io farei un po' di spostamenti, lei ad esempio che sembra Peppa Pig, la metterei qui davanti. E poi: siete venuti qui per piangere, signora? Lei non basta piangere quando prende la pensione? Si complimenta con Maria, alla quale dice: complimenti, sei sempre gnocchissima, hai un fisico da fare invidia alla Canalis, magari potresti fare un calendario. E a questo punto Maria De Filippi, forse con un po' di vanità, dice: me lo propongono tutti gli anni ma io rifiuto sempre. Ed è così, la Littizzetto incalza e dice: già ti vedo nudo col culo che salti sul tavolo di Italia's Got Talent, oppure a dicembre vestita da Babbo Natale con intimo rosso che frusti sei tronisti con le corna che simulano le renne. Ma poi dice Maria: tu fai un sacco di programmi, non è che stai a casa a fare la calzetta, e quindi conduci Amici, Uomini e Donne, Italia's Got Talent, C'è posta per te, insomma fai più programmi di una lavatrice. Insomma, la Littizzetto mette proprio in primo piano la bella Maria, dice che tutti la vogliono e nessuno la pia, tranne Maurizio. Dice: quanti anni è che tieni Mauri sul groppone? 25? Ormai ti daranno degli incentivi fiscali per questo. E a un certo punto fa sedere Maria De Filippi, perché dice: questa sera le sorprese sono per te. E la comicità della Littizzetto sta proprio in queste battute e continua, e dice: stai concentrata come il maiale sulle ghiande. A questo punto fa entrare, presenta quattro uomini, dobbiamo dire uno peggio di un altro, e la trasmissione va avanti tra risate continue. Luciana Littizzetto, brava come sempre, ha ricoperto un'ampia prima parte di C'è posta per te, questa trasmissione che quest'anno, dobbiamo proprio dire, ha ospiti di ottimo livello.